L'Unione fa la forza, cultura presenta. Buongiorno a tutti, per la nostra rubrica Non dire gatto se non hai letto un sacco, oggi parleremo di un autore svedese, Fredrik Sjöberg, e del suo libro Mamma è matta, papà è ubriaco. Già questo titolo è veramente eccezionale. La vicenda è interessantissima perché fa parte di una ricerca che lui stesso, l'autore, Sjöberg, ha svolto partendo da un quadro uscito fuori da un'asta a Stoccolma. Il quadro rappresentava due giovani donne, aveva un centinaio di anni di età ed era stato dipinto dal pittore danese Anton Dich, nato nel 1889. Anton Dich, da qui Sjöberg ricostruisce la vita sia delle due donne, delle due ragazze, che di Anton Dich, che è veramente eccezionale perché percorre quello che è la corrente artistica pittorica del primo Novecento da un punto di vista sicuramente particolare. Non è quello dei grandi pittori francesi come conosciamo, francesi, italiani, spagnoli. È un pittore danese. In Danimarca c'è sempre stata un'ottima corrente pittorica, sicuramente non conosciuta in Europa e nel mondo come altre, quelle di altre nazioni. Anton Dich è un pittore di grande talento, viene riconosciuto già all'inizio in mostre, in pubblicazioni artistiche. Si reca naturalmente a Parigi, dove incontra Derain, Picasso, Modigliani, però pur restando parecchi anni a Parigi, non sfonda per motivi personali, per motivi di carattere, per motivi di incapacità a vivere, chiamiamolo così. La faccio breve, muore nel 1935 a Bordighera da alcolizzato, da povero. Schoenberg continua a ricostruire intanto la vita di Anton Dich, che al giorno d'oggi era praticamente dimenticato. Ricostruisce alberi genealogici molto complessi, intervistando anche le nipoti, oggi viventi in Svezia, di Anton Dich. Le due ragazze raffigurate in quel quadro erano figliastre di Dich stesso, e questo a un certo punto il viaggio non è più semplicemente il viaggio nella vita di una persona, una vita molto travagliata appunto, è il viaggio proprio di un'epoca, tutto quei decenni dove l'arte europea era veramente all'avanguardia, grazie a personaggi davvero particolari. Abbiamo citato Picasso, Modigliani, e Dich è uno di costoro che, ahimè, non ce l'ha fatta. Il libro si legge è di una godevolezza assolutamente unica. Intanto è una storia vera, reale, quindi con tutto il fascino e la concretezza che hanno le storie reali. Ha un modo di scrivere molto immediato, molto diretto e nello stesso tempo conserva il fascino del racconto toccante di grande respiro dell'arte e delle vicende esistenziali dell'arte. Edito da Iperborea. Lo consiglio veramente perché si entra nella vita di un personaggio, si entra nella vita complessa della genealogia antecedente e posteriore di un personaggio. Questo vuol dire che la nostra vita non è solo fatta da noi stessi, è fatta da tutti coloro che vengono prima, vengono a pari, vengono dopo di noi, e soprattutto quella che è una genealogia artistica che lui, Anton Dich, ha rincorso nella sua vita, arrivando forse a toccarla, arrivandoci vicino, ma non arrivando alla fama di grandissimi autori, artisti affermati che noi conosciamo oggi. E poi, se vogliamo concludere in tono filosofico, è un po' la metafora di quello che negli oroscopi di tanto tempo fa si diceva: fortuna che sfugge, a un passo dalla vittoria, l'attesa del grande successo, che però non arriva, e sappiamo benissimo che quando questa vicenda è una vicenda artistica ci tocca ancora di più, perché un artista vorremmo che, nella sua particolarità, che arrivi al successo pieno e che venga riconosciuto nei decenni a venire. Quindi Anton Dich viene riscoperto da Friedrich Schoeberg, che ce lo racconta in questo bellissimo libro Mamma è matta, papà è ubriaco. Saluti a tutti, alla prossima!